Luca Di Bartolomeo, capitano dello Spinito, è arrivato a questa sconfitta pesante perché è arrivato al novantesimo in una partita bloccata e difficile. C'era anche tanto pubblico a sostenervi, uscite sicuramente dal campo a testa alta, quindi ora bisogna ripartire per difendere questa posizione di playoff comunque meritata. Sì, è stata una partita combattuta, ma d'altronde la classifica parlava chiaro prima della partita. Due squadre che comunque hanno vinto tanto, hanno giocato bene e quindi si aspettava un bel match nel primo tempo. Sicuramente meglio loro, un po' per, per il clima, perché ovviamente qui il vento contraddistingue sempre tutte le partite. E un po' perché comunque in costruzione noi facciamo fatica, abbiamo sbagliato tanto e quindi loro riuscivano sempre a tenerci molto bene indietro e ci prestavano alti. Poi nel secondo tempo siamo riusciti a costruire qualcosina anche se un po' a fatica, eh, però ci siamo alzati un po' e ripeto poi comunque la partita si è decisa su, su un episodio, insomma hanno segnato al novantesimo se non vado di errato. E e ci sta, insomma queste partite sono così, e può andare sia in un, in un verso che in un altro. Un'altra nota positiva per il pubblico numeroso che è venuto a sostenervi e poi vi ha applaudito. Alla fine forse questa è la consolazione più bella della giornata. Sì, sì, diciamo che questa per noi è la prima vittoria se non la più importante perché da due anni a questa parte la società ha rilanciato un progetto proprio per avvicinare, per riavvicinare eh, gente del posto insomma al seguito della squadra e quindi vedere tanto pubblico sugli spalti per noi è una grande soddisfazione, è una grande vittoria e vuol dire che il percorso è quello giusto e dobbiamo continuare così.